Aspettando le emozioni dei playoff allo stadio del Duca tra l'Ascoli di Andrea Sottile e il Benevento di Fabio Caserta, continua la speranza salvezza, continua il miracolo salvezza per il Vicenza di Francesco Baldini. Successo di misura, successo importantissimo, vittoria incredibile in extremis firmata Cristian Maggio, dall'ex giocatore del Napoli, intramontabile, intramontabile, che a 40 anni mette a segno il gol partita nell'andata dei playout tra il Vicenza di Francesco Baldini e il Cosenza dell'ex di turno Pierpaolo Bisoli. Aspettando il ritorno, tra mille emozioni, tra mille polemiche, successo da parte dei lanerossi con il gol a 20 anni di distanza esatta, 20 anni fa, lo scorso 10 febbraio del 2002, Cristian Maggio siglò il primo e anche unico centro fino a ieri sera con la maglia del Lanerossi in una Vicenza-Napoli finito 2-1 per la formazione di casa. Ragazzi, una tap-in incredibile, una tap-in che potrebbe aver riscritto la storia recente per la formazione dei Lanerossi, per la formazione di Francesco Baldini, che dopo la vittoria in trasferta in quella del Sinigaglia alla terz'ultima giornata contro il Como di Gattuso, dopo il successo pazzesco, pazzesco, dopo 15 minuti di recupero, prima con il rigore di Davide Diò, dopo il rigore sbagliato a Riccardo Meggiorini, poi ripetuto con l'intervento della VAR, il gol vittoria in extremis firmato Filippo Ranocchia al minuto numero 104 dopo 15 minuti di recupero contro un Lecce che era coinvolto per la lotta promozione alla penultima giornata. Dopo il guizzo vincente firmato Sebastian De Maio in quel del Mocagatta a condannare invece la neopromossa l'Alessandria di Moreno Longo. Quarta vittoria consecutiva e adesso manca davvero pochissimo, due risultati su tre in quella della San Vito per salvare una stagione che ormai era quasi condannata, era condannata ad una retrocessione che sembrava scritta. Quarta vittoria consecutiva per il Lanerossi, questa volta firmata da Cristian Maggio. Da Cristian Maggio, arrivato nel corso del mese di febbraio per rinforzare come uomo spogliatoio a 40 anni, ragazzi, a 40 anni, a 20 anni di distanza esatta dal primo, dall'unico centro con la maglia della sua prima squadra, era lo scorso 10 febbraio del 2002 contro il Napoli, arrivò un gol a portare a casa quella partita in quella giornata storica per lui, visto comunque che è pur sempre un difensore. Ragazzi, davvero incredibile, incredibile quello che abbiamo visto ieri sera al Menti. Tantissime polemiche, tantissime polemiche, due gol annullati, uno per parte, uno nel corso del primo tempo a Giuseppe Caso, tra mille polemiche perché continuano comunque le polemiche ora dopo ora anche nella post partita con il presidente della Cosenza che ha già comunque chiamato all'invasione il San Vito per centrare questa salvezza sotto la gestione tecnica di Pierpaolo Bisoli, ex di turno vista l'esperienza in Veneto nella panchina della Lanerossi nella stagione 2016-2017. Una partita che ha visto il Cosenza gestire molto bene il pallone nel corso del primo tempo, il duo Caso Larivei a combinare la prima grande chance della partita, la risposta invece per la formazione di casa con il tentativo di Caviona parato in due tempi da parte di Matosevic. Conclusione senza pensarci, dopo un controllo, dopo un rimbalzo da parte dello stesso Caviona al 27esimo che invece si infrange sulla traversa. Grande partenza per il Cosenza, grande risposta per il Vicenza nella seconda parte del primo tempo.
Al minuto numero 31 arriva il vantaggio per la formazione calabrese. Lancio lungo a premiare Giuseppe Caso, il giocatore arrivato in prestito dal Grifone. L'intervento errato di De Maio che consente a Caso di involarsi davanti alla porta difesa da Contini e a superare Contini per il gol del vantaggio ospite. Ma c'è una posizione di offside da andare a rivedere. Il VAR interviene e Maresca annulla il gol. Espulso nel frattempo anche un componente dello staff tecnico. Implode la panchina della Cosenza per la decisione di Fabio Maresca. Sei sempre tu Maresca, sei sempre tu Maresca. Queste le parole di Antonio Conte. Ricorderete il siparietto nel silenzio generale della Dacia Arena lo scorso anno tra Udinese e Inter. Quindi ragazzi, un primo tempo che termina con la tentata rovesciata da parte di Venturi, che però prende in faccia Dio. Grande comunque il gesto tecnico da parte del giocatore della Cosenza. Ancora Giuseppe Caso, il grande protagonista lì davanti per la formazione di Pierpaolo Bisoli, con una serie di conclusioni. Comunque c'è in entrambi i casi la risposta di un attento Contini, però comunque la partita continua a farla la formazione di Pierpaolo Bisoli, che sembra essere più in palla rispetto alla Lane Rossi di Francesco Baldini. Grave errore da parte di Vaisanen, con l'imbucata di prima intenzione da parte di Da Cruz per Davide Dio, che però davanti a Matosevic poteva fare molto meglio e conclude a lato. Questa è l'occasione principale nel corso della ripresa. Arriviamo al minuto numero 70, un cross ancora da parte di un positivo Jordan Lukaku, e c'è la zampata inestirata da parte dell'ex Pordenone e Monza, ma anche Cittadella, Davide Dio. Una gol che porta in avvantaggio il Lanerossi, ma anche in questa occasione arriva l'intervento della VAR a richiamare l'attenzione di Maresca. Gol annullato per l'intervento con il braccio da parte dell'ex Pordenone e Monza, Davide Dio. Arriviamo in un finale davvero molto molto caldo. Arriva una giocata da fuori classe da parte del Monte, che riesce a scavalcare Palmiero con un tunnel, conclusione che si stampa sul palo, e poi in tapina arriva Cristian Maggio a depositare in rete il gol vittoria, il gol che regala una vittoria pazzesca in questo momento, una vittoria salvezza alla formazione di Francesco Baldini. Tantissime emozioni alla mente, tantissime polemiche aspettando il ritorno nella bolgia generale della San Vito tra Cosenza e Vicenza. Nella sua attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.